che è una delle prime che ci sono arrivate scritte in dialetto bolognese. Carlo Musi racconta di questo personaggio che, per il fatto di lavorare in un ambiente sempre molto surriscaldato, il forno, alberra, beveva, ciò che andava a presa acqua, l'andava dentro, ciò per cui era sempre versato in barriere duro. Alcuni amici vogliono fargli passare questa abitudine inveterata facendogli dare una benedizione da un certo frate Bastiano. Stiamo a scuotere. In principio da non giudere, quasi tretta santisito, a sta nostra bel tiran, col pan del pan, col pan del pan, a sta nostra bel tiran, col pan del pan, col pan del pan. Abbiamo già collocato il luogo, in principio da non giudere, quasi tretta santisito. Esiste una versione apocrifa, mai riconosciuta dall'autore, che dice in principio da non giudere, quasi tretta sfraigatato. Via Fregatette era la parte terminale di Via del Fossato. Tutti te quante longa la spena, lo le sempre in pari e dur, parche gli esti mondi al vento, d'un quintempio, d'un quintempio, parche gli esti mondi al vento, d'un quintempio, d'un quintempio. Dice che era sempre un ubriaco pratico, perché gli piace molto bere il vino, un quintino. Ecco, un quintino non è molto, è la quinta parte di un litro, ma se uno dei quintini se ne fa 15 o 20 al giorno, la faccenda cambia spettro. L'udicio dal milor della casa, gli ha pensato a reguarire, fammi dare una lezianda, frebastianda, frebastianda, fammi dare una lezianda, frebastianda, frebastianda. Tre amici, Luigi, quindi Luigi, a Milord, forse per via di una certa ricercatezza nel vestire, la casa, ecco la casa forse a Ciamano Maxè perché hai due bimbacche, insomma, lo dai. Vogliono fargli dare una bella lezione da un certo frate Bastiano. Parla tocca, Madonna e San Luca, leva spagno, chiedere di, gli albutoni da 30 frega, i sempre secco, i sempre secco, gli albutoni da 30 frega, i sempre secco, i sempre secco. Per mettere a segno un loro colpo di mano, scendo di giorno in cui la Beata Vergine discende dal colle di San Luca, calderei forse per festeggiare l'avvenimento, pirando era più un guerriero del sole, era spento. Perché i vari stadi dell'ubriachezza, in gratie, in cerenna, proprio l'inizio, no? In cimbalis, in stiatinè, in carrozza, brosch, in barriè, in verdure, qui c'è già il pezzo, mers, patoc, span, spento, non leva span. La mattina cammina nell'erba, a scintere il talcumban, di tutti i freferi ora si anco, prespiran, prespiran, tutti i freferi ora si anco, prespiran, prespiran. Al mattino i frati raccolti nel coro, sono là che dicono le loro preghiere, in mezzo a loro, inconsapevole, anche lui vestito da frate, ai epiran, e il padre superiore lo incalza. Sì. Gesù sempre sia lodato, c'è la pietra superiore, momenti in casciampiran, col pan dal pan, col pan dal pan, momenti in casciampiran, col pan dal pan, col pan dal pan. Piran risponde alle sollecitazioni del frate come se fosse un prigioniero di guerra, declina le proprie generalità e buona lei, ma il frate insiste. Ditemi l'atto di contrizione e confide or con me. Faccio niente contrizione, champiran, champiran. Faccio niente contrizione, champiran, champiran. E poi in un barlume di lucidità a sua volta si rivolge al frate e gli dice: lo calvario dello giudello, a mandarsi gli epirà. Sogni brisa, champe qual, a champe qual, a champe qual. Sogni brisa, champe qual, a champe qual. Ma siccome che il frate non è nato alla notte dello squassadino, gli risponde: se per caso Pietrone ci fosse in bottega a lavorare,